trovato in meglio una giornata noiosa al parco grazie a un divertente scherzetto? Olivia, hai la scarpa slacciata? Non preoccuparti, faccio io! La prossima volta che aiuti la tua amica ad allacciarsi le scarpe, fai un paio di nodi in più! Ecco qua! Wow! Bene, vediamolo di nuovo! Povera Olivia, non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo boccone! Oh, le verrà un bel livido! Emily, perché mi hai fatto questo? Devi ammetterlo, è stato divertente! Se mai lo dovessi provare, magari fallo sull'erba! Il prossimo scherzo si fa in due. Mettetevi d'accordo prima che arrivi la vittima. Segui me, ok, Sofia? Eccola che arriva! Ehi, come va, Mia? Senti, mi dai un secondo la canuccia? Giuro, non me la rubo mica. Ok, ecco qua. Abracadabra, alakazam! Conta con me. 1, 2, 3. Così passa la canuccia alla tua amica, che la rimetterà velocemente di nascosto nel bicchiere della vostra amica. E... boom! Oh, santo cielo! Come diavolo hai fatto, Amy? Sei forse una strega! Se essere super furba significa essere un mago, beh, allora chiamami Harry Potter! Wow, mi hai portato McDonald's! Ah, sei troppo forte! Che dici, ci diamo dentro? Niente di meglio di un'insalata fresca per rallegrare il pomeriggio! Ehi, penso che qualcosa non vada con questo coltello di plastica. Non taglia? Ah, stupida plastica. Lana, questi coltelli sono i peggiori. Non mi resta che pugnalarlo e mangiarlo come un cavernicolo. Ah, che tipa. Vuoi un coltello affilato? Te ne do uno io. O almeno farò finta che lo sia. Ehi, Amy, questo coltello è abbastanza affilato per te? Cavolo, Lana, ma ti sei appena tagliata la mano! Ma che problema hai? Smetti di piangere, Amy, era solo uno scherzo, vedi? Hai visto, Lana? Amy ti vuole bene, dopo tutto. Non c'è niente di peggio che presentarsi in classe e rendersi conto che hai dimenticato la matita. Ehi, Lily, yuhu, girati! Hai una matita da prestarmi, per favore? Grazie mille! Sul serio? Cosa dovrei fare adesso? Lana, pensi di potermi prestare il temperamatite? Per favore, ti comprerò un biscotto più tardi. Sei un tesoro. Quasi. Mi hai rovinato la concentrazione, tanto vale fare una piccola pausa. Ah, ora va meglio. Lily, posso avere un sorso? Ehi, ho davvero sete! Certo che puoi avere un sorso, non è vero, Lana? Oh sì, certo! Va bene, allora aspetta solo un attimo. È sempre un buon momento per uno scherzetto. Basta prendere una lama e fare un piccolo taglio appena sopra l'etichetta, così. Abbastanza semplice, non è vero? Hai ancora sete, Kevin? È tutta tua! Oh! Il poveretto non se l'aspettava proprio! E non sembra che stia bevendo molta di quella acqua! Oddio, questa roba è ghiacciata! Che figura! Grande sorellina! Ma io ho ancora sete! Fare le pulizie di domenica è sempre una buona idea. Ok, mi sa che ho quasi finito. Ehi, Amy, aiuterai la tua amica? Sembra che qualunque cosa stia succedendo sul suo telefono è molto più interessante rispetto alle pulizie. Perché sprecare tutta quell'energia quando sai che penserà a tutto la tua amica? Sono sfinita dopo tutte queste pulizie. Probabilmente perché sono l'unica a farle. Ehi, Amy? Che c'è? Mi faresti un grande favore e mi appiattiresti tutta quella spazzatura? Dopotutto ho pulito tutto l'appartamento. Ti prego! Brava, Amy, è il minimo! Ah, non sapevo che sarebbe stato pieno d'acqua! Accidenti, ma questo scherzo è stato fantastico! E che casino! Oh, ora il mio calzino è bagnato fradicio! Ti odio, Lily! Beh, sembra che ora Amy aiuterà a pulire i pavimenti!
So che ho fatto un gran casino, ma ne è valsa la pena. Forse domenica prossima mi aiuterai con le pulizie, non è vero, Amy? Al mattino bisogna essere svelti se si vuole usare il bagno. Scusa, ma mi dovevo fare le sopracciglia. Guarda il casino che hai lasciato! Ma perché non sono figlia unica? Non avresti potuto fare degli scherzetti, non è così? Per questo scherzo avrei bisogno di farina. Cominciamo! Portala di nascosto in bagno e versala su un asciugamano bianco in modo che non si veda. Metticene un bel po'. Devi fare in modo che si assorba. Penso che possa andare. Assicurati che l'asciugamano sia al suo posto come sempre. Spero che a Lily piacciono i trattamenti a base di farina, perché ora sono cavoletti suoi. Che giornataccia! Voglio solo togliermi tutto il trucco e rilassarmi. Iniziamo dalle labbra. E fai una bella spruzzata di acqua. Lana! Vuoi spaventare i tuoi amici? Aspetta di imparare questo trucchetto. Lo vediamo insieme, che dici? Per questo scherzo avrai bisogno di questi oggetti comuni che trovi in casa. Togli il cappuccio dalla confezione di schiuma filante e attaccaci la puntina a cui è attaccato a sua volta il nastro. Adesso attaccaci sopra del nastro adesivo in modo che tenga giù l'ugello. Sistema la lattina nella credenza e attacca del nastro adesivo per incollarla allo scaffale. E adesso aspettiamo che qualcuno ci caschi. Oh, eccoci! Oh no, ci è cascata in pieno! Dopo questo Emily avrà bisogno di farsi una gran bella doccia. No, fallo smettere! Non sembra molto buono. Ah, ci sei cascata! Ma di che cosa è fatta questa roba? Faresti meglio a correre perché sto per prenderti a calci. Un altro giorno, un'altra lezione di arte. Ma il fatto che tu abbia le mani impegnate non significa che non possa mangiare qualche dolcetto. Ma il bello delle caramelle è che più le condividi, meno te ne rimangono. E Lana è così concentrata su quello che sta facendo che non vede che Sofia si sta finendo tutto. Oh sì, molto bello. Ehi, dove sono finiti gli Skittles? Sofia! Come hai fatto a mangiare così in fretta tutto? No, adesso basta, sai cosa? Mi vendicherò! Guardate e imparate, amici! Prendi una palla di argilla e togli un pezzetto come questo. Strofinala sul palmo per uniformare i bordi. Adesso mettila da parte. Con un po' di vernice disegna una S sull'argilla. Sembra familiare, vero? Crea diversi pezzi di colori diversi e avrai un sacco di Skittles. Questo qui insegnerà a Sofia a non prendere le mie caramelle. Sì, ne ancora! Non si accorgerà se ne prenderò qualcuna, giusto? Ma che cosa hanno? Fanno troppo schifo! Che dite? Avrai imparato la lezione? Questa è Amy, la maniaca delle pulizie. Guardala quanto è felice. Oh oh, è finito il detersivo. E adesso che ci faccio con questa bottiglia vuota? Beh, per questo scherzo avrai bisogno di un flacone vuoto tipo questo. Per prima cosa, riempilo con dell'acqua per pulirlo per bene. Pulisci bene anche lo spruzzino. Non deve più esserci detersivo dentro e tra poco vedrai perché. Quando il flacone si sarà asciugato, prendi un energy drink dello stesso colore del detersivo. Riempi tutto il flacone? Oddio, sembra davvero Vetril! Riavvita lo spruzzino e... pronti per lo scherzo? È il momento di cominciare, Amy. Ok, non sono riuscita ad attirare l'attenzione di Sofia. Vediamo se così funziona. Oh, mamma mia, tutte queste pulizie mi fanno venire sete. Amy, sai che quello è nocivo, vero? Oddio, devo fermarla e chiamare l'ambulanza. Ma è Vetril, quello. Odora di... mirtillo.
Aspetta un attimo, quello lì non è mica Vetril, vero? Ok, mi faccio un sorso. Sa di quegli energy drink che prendo dopo la palestra.